E come ogni giovedì in chiusura di TG, l'appuntamento con le anticipazioni del settimanale Luce e Vita della diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi. Bentornati all'appuntamento settimanale con le notizie della diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi, a cura dell'Ufficio delle Comunicazioni Sociali. L'Ufficio diocesano della Pastorale della Salute sensibilizza circa il mese di settembre dedicato all'Alzheimer, affinché vengano investite risorse anche per l'assistenza dei malati. Tra gli eventi di questo mese segnaliamo quello di Bari, 26 settembre, dalle ore 8:30 alle 13:30, un momento di informazione presso Piazzetta dei Papi, quartiere Poggiofranco. Altre informazioni sul settimanale. Il settore giovani dell'Azione Cattolica Diocesana propone l'appuntamento di spiritualità e aggregazione per i giovani, Ente Os, Giovani col Priscio in Dio, domenica 26 settembre presso Casa Santi Sposi a Palombaio. Le suore salesiane figlie di Maria Ausiliatrice di Ruvo di Puglia rivolgono agli studenti universitari il progetto Sala Studio 150, a partire dal 1° ottobre 2021. I giovani universitari potranno usufruire della Sala Studio 150 Make the Dream negli ambienti di Oratoriamo con Don Bosco, inaugurata il 7 settembre alla presenza dell'assessora alla cultura Monica Filograno. Il coordinamento della Caritas di Ruvo informa che da lunedì 4 ottobre alle ore 10 riapre la raccolta del vestiario. La distribuzione sarà possibile martedì e giovedì dalle 16 alle 18. Per prenotarsi, seguire gli orari e i giorni indicati sul giornale. Passiamo ai contenuti del numero 30 del settimanale Luce e Vita di domenica 26 settembre. In apertura, una riflessione di Rosa Liso, componente del Consiglio Pastorale Diocesano, sulla lettera del Vescovo per il nuovo anno, scritta a conclusione della visita pastorale. Pagina 3 è dedicata alle aggregazioni laicali. In particolare ospitiamo l'intervento di Rosanna Salvemini, vicepresidente dell'UCIM, Unione Cattolica Insegnanti Medi, circa l'obiettivo degli insegnanti, e quello della comunità capi AGESCI del gruppo Scout Giovinazzo 1 sulle dinamiche di resistenza educativa. Nel paginone riportiamo il messaggio del Santo Padre per la 107ª giornata del migrante e del rifugiato, verso un noi sempre più grande. E in più il contributo di Don Giuseppe De Candia, direttore diocesano Migrantes. Riportiamo inoltre la preghiera per la giornata del migrante e del rifugiato. Le pagine 6 e 7 sono incentrate sulla conoscenza dei candidati a sindaco per la città di Ruvo in vista delle prossime elezioni del 3 e 4 ottobre. Un momento di coinvolgimento comunitario importante che richiede ad ogni cittadino adeguata informazione e un approccio critico per contribuire al bene comune. Il giornale, come sempre, è disponibile presso le parrocchie della diocesi o in abbonamento postale. Grazie per l'attenzione e buona lettura.